Io mi sono trattenuto per mesi, si può dire, dal parlare del film di Uncharted, ma adesso che lo spettro di Rosita aleggia su di noi, io non posso sottrarmi. Semplicemente perché, allora, le ultime novità riguardo a questa fantastica produzione sulla carta, ma un po' meno nella pratica, non fanno ben sperare. Allora, al di là di Banderas, che a quanto pare sarebbe stato ufficialmente inserito nel progetto, sebbene il suo ruolo non sia stato ancora chiarito, ma dovessi fare una previsione, lo immaginerei come uno dei cattivi, come il cattivo, anche perché i ruoli maschili di rilievo sembrerebbero essere stati ormai occupati. Diciamo che neanche il resto fa gridare al miracolo. Allora, partiamo dal fondo. Allora, hanno firmato con Tati Gabriel, che è fondamentalmente la ragazza, l'interprete, l'attrice che ha lavorato anche in Sabrina, la serie Netflix. E l'unico ruolo papabile è quello di Nadine, per lei. Parliamo di una ragazza di colore, al di là del fatto che potrebbero voler stravolgere un po' i ruoli universalmente conosciuti, così come è solita fare Netflix, ma se non dovessero stravolgere i ruoli, diciamo che l'unico ruolo che potrebbe interpretare è quello di Nadine. Che però è una donna un po' più matura, un po' più adulta, un po' più, non lo so, già formata a livello caratteriale di quanto non sia una ragazza molto giovane. Quindi questo cosa ci potrebbe indurre a pensare? Che sia un film per teenager. Prima indicazione, cioè proprio il target siano i giovanissimissimissimi, che non è proprio il massimo per un film su Uncharted, ma comunque. Poi andiamo a salire. Il secondo ruolo, o meglio, la seconda attrice già sicura nel progetto è Sophia Ali, quella di Grey's Anatomy, per intenderci. L'unico ruolo, compatibilmente con i ruoli già conosciuti della serie, è quello di Chloe. Qui non c'ho niente da dire, nel senso, sembrerebbe essere anche abbastanza adatta al ruolo di Chloe, qualora fosse confermato che andrà a ricoprire il ruolo di Chloe, ma anche lì, è tutto un po' ancora avvolto dal mistero, anche perché l'uscita è prevista per un imprecisato 2021. Banderas, boh, e l'abbiamo detto. La cosa che mi preoccupa in maniera particolare è quella legata ai due attori principali, i protagonisti, se vogliamo, Sully e Nathan Drake. Allora, partiamo da Sully. Allora, Sully a quanto pare sarà interpretato da Mark Wahlberg, che a me mi casca tutto quando penso a questa cosa, perché, allora, Mark Wahlberg è un uomo che tra l'altro era in lizza per il posto di Nathan Drake, prima che fosse cambiato il regista. Adesso gli daranno il ruolo di Sully, che è un uomo di mezza età, tendente alla terza età, a cui lui non assomiglia minimamente, sicuramente attraverso una abile opera di trucco ci arriverà, ma che cosa c'entra Mark Wahlberg con Sully? Ma niente, assolutamente nulla. Così come non c'entra niente Tom Holland a Nathan Drake, cioè con Nathan Drake io mi sono sforzato di provare a immaginarmelo, Tom Holland nei panni di Nathan Drake. Tantissimo. Ho provato, non ci riesco. Perché A è troppo giovane per un ruolo tendenzialmente, teoricamente, abbastanza maturo. Cioè, Nathan Drake, per quanto abbia questa vena un po' infantile, definiamola così, questo tratto caratteriale un po' così giocoso, non è un bambino, è un uomo che ha alle spalle tanti eventi difficili che lo hanno formato e fatto diventare quell'uomo brillante, ma insomma, dalla maturità piuttosto evidente, specialmente negli ultimi Uncharted, che tutti conosciamo. Tom Holland è un 23enne. Voglio dire, che cosa può trasmetterti? Anche perché Tom Holland, in tutti i ruoli che ha interpretato, ha brillato tantissimo per la sua vena molto da teenager, no? Basti pensare allo Spider-Man targato Tom Holland, è un simpatico bamboccione, se vogliamo, no? Per tanti versi. Molto, 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 molto teenager rispetto a
allo Spider-Man magari di qualche anno fa. Ecco, di conseguenza, se io mi immagino Tom Holland nei panni di Nathan Drake, Mark Wahlberg nei panni di Sully, cioè, l'immagine che si forma nella mia testa è quella di un film per ragazzini da mandare in onda su Disney Channel, non un film che riesca realmente a rendere omaggio a una saga come quella di Uncharted. Cioè, io sono profondamente preoccupato a giudicare dal cast. Poi magari faranno un'opera d'arte e io sarò qua a dire no, scusate, cioè, però non penso, ecco, per quel poco che ci capisco di cinema, da grandissimo appassionato di cinema, non mi definisco un esperto di cinema, ma sono un grandissimo appassionato di cinema, diciamo che il mio senso di ragno sta proprio suonando con una violenza inaudita, perché non ci sono grandi indicazioni di quella che potrebbe essere un'effettiva sostanza di questa produzione, complice anche il fatto che il regista è stato cambiato 40 volte, non c'è una data precisa, i ruoli non sono ancora stati definiti, stanno ancora trattando con gli attori. Prima Mark Wahlberg doveva fare Nathan Drake, adesso ci hanno ripensato, gli vogliono dare il ruolo di Sully. Cioè, io quando vedo progetti così all'insegna della confusione non riesco a star tranquillo, specialmente se poi appunto gli attori scelti non rispecchiano i personaggi che dovrebbero andare a interpretare, neanche così inizialmente. Cioè, un minimo di assonanza tra attore e personaggio ci deve essere. A meno che Tom Holland non si dovesse rivelare un premio Oscar per l'interpretazione facendo un qualcosa totalmente distante dalle sue caratteristiche, credo che potrebbe essere un Uncharted molto deludente per i fan di vecchia data. Cioè, l'impressione è che possa essere una produzione cinematografica orientata al mercato di massa per piacere alle famiglie piuttosto che per soddisfare il pubblico che ha reso Nathan Drake quello che è. Non so se ho reso l'idea, spero di sì. Quindi, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, che idea vi siete fatti della produzione in questo momento, in cui è ancora tutto abbastanza così caotico e incerto, però appunto volevo iniziare a parlarne, anche perché è un progetto a cui immagino tutti i videogiocatori tengano parecchio e era il caso di spenderci sopra due paroline. Che ruoli, insomma, dareste voi e chi vedreste in certi ruoli? Perché poi quella è la cosa fondamentale. Facciamo un po' di casting. E niente, ragazzi, io adesso vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.